Eccoci in studio. Nel corso di questo approfondimento ci occuperemo di scuola, di università, di diritto allo studio, ma in particolare della Carta dello Studente edizione speciale che è stata presentata gli scorsi giorni a Potenza presso la sede della provincia. Fra le principali novità di questa edizione speciale della Carta dello Studente, l'estensione dell'utilizzo appunto della carta dagli allievi delle scuole secondarie di secondo grado agli studenti universitari. E ne parleremo in collegamento da Potenza, sono ospiti nei nostri studi, con Anthony Rimoli, rappresentante degli studenti dell'Università della Basilicata, e Maurizio Dauro, rappresentante della Consulta Provinciale, degli studenti. Io naturalmente, saluto e ringrazio i nostri ospiti di essere, collegati con noi da Potenza. Bentrovati. Grazie, grazie a voi, Grazie, buongiorno. buongiorno. Ecco, prima di addentrarci nei dettagli di questo strumento, ascolteremo ovviamente i nostri ragazzi a Potenza, gli studenti da Potenza, ascoltiamo questo contributo, l'intervista al presidente della provincia di Potenza, Piero La Corazza. È stata presentata la Carta dello Studente, un'iniziativa che la provincia di Potenza ha voluto fortemente per poter agevolare in qualche modo la vita studentesca o la vita da studente in un momento in cui sicuramente le tasche non sono più così piene. Sì, c'è la crisi economica delle famiglie, c'è una crisi dei consumi e c'è anche una crisi che riguarda il ruolo della scuola e in particolare degli studenti e delle nuove generazioni. Queste 16.000 card che inizieremo a distribuire da giovedì incrociano un po' tutti questi aspetti, la possibilità di uno studente di aver voluto, scelto e ottenuto questa card, risponde all'esigenza di dire alle nuove generazioni, le istituzioni sono al vostro fianco per provare a costruire le risposte migliori rispetto a ciò che voi chiedete, al mondo della politica e in generale alle classi dirigenti. Poi c'è il fatto che questa card consente con una scontistica adeguata, dalla ricarica del cellulare fino all'acquisto di materiale per lo studio, oppure come dire, allo svago, ostelli, cultura, musei, o più in particolare in Basilicata con il 20% di sconto per il volo dell'Angelo e il 50% di sconto per visitare il castello con la rappresentazione che riguarda Federico. Costruisce un'opportunità per alleggerirgli questi costi e indirettamente si alleggeriscono anche un po', alle famiglie e può essere anche uno strumento che, se ben gestito e governato, anche dalla parte di chi vende, cioè, dei commercianti in generale, degli esercenti, può essere anche un modo per generare una, domanda e quindi un consumo maggiore e una qualche economia piccola, ma può essere anche importante per dare quegli elementi di fiducia che in momenti di crisi servono. E pensiamo anche, soprattutto sulle iniziative di agevolazione culturale, alla scoperta del territorio o alla sua riscoperta attraverso altri momenti, come quelli museali, come tante altre iniziative che sono comprese. Sì, perché alla fine è importante che questa possibilità che come dire, attraverso un minor costo diamo agli studenti medi e universitari, come dire, tende anche attraverso questo sconto e questa opportunità anche a legare un po' di più le nuove generazioni con il proprio territorio. Poi c'è da dire anche che le agevolazioni che gli studenti possono avere sono agevolazioni in tutta Italia, perché è una carta nazionale fatta dalla provincia di Potenza e quindi potranno usufruire anche di altre, di musei, diciamo, fuori dalla provincia di Potenza, di ostelli. Per esempio, potranno pagare al 50% la carta verde per avere sconti con Trenitalia, oppure di tanto in tanto ci sono offerte che riguardano la TIM, Vodafone, cioè c'è un sistema di offerta che è molto molto interessante. E in più, peraltro, questa è la prima carta in Italia che viene allargata e viene data anche agli studenti universitari. Quindi, come dire, è un lavoro molto importante. Aggiungo che c'è anche qualcosa, secondo me, di ancora più significativo, che essendo, diciamo, offrendo la possibilità a tutti coloro che hanno la card, anche agli studenti che hanno la card in altre regioni, offrire il volo dell'Angelo al 20%, con un costo del 20% in meno e
il castello di Federico, l'ingresso al castello di Federico e quindi allo spettacolo al 50% in meno, significa anche portare i nostri attrattori in target giovanili e in particolare quelli degli studenti, che potrebbero essere attratti o dalla cultura, dalla grande storia della Basilicata, ma anche dal volo dell'angelo, che è un grande attrattore di divertimento, ma anche di grande straordinario paesaggio rappresentato dalle Dolomiti Lucane, che lega le nuove generazioni, o potrebbe legare le nuove generazioni italiane alla nostra regione, al nostro straordinario patrimonio che possiamo mettere a disposizione anche per fare lavoro, per fare economia. La carta dello studente, edizione speciale, abbiamo ascoltato dalle parole del presidente della provincia di Potenza, Piero La Corazza, quali sono le principali novità legate a questo strumento e al suo utilizzo. Io intanto ripresento gli ospiti da Potenza per chi si fosse messo in collegamento solo adesso. Anthony Rimoli, rappresentante degli studenti dell'Università della Basilicata, e Maurizio Dauro, rappresentante invece della Consulta Provinciale degli Studenti. Sono in collegamento con noi da Potenza e partiamo subito da Anthony e da quella che considero la principale novità di questo strumento, cioè l'estensione dell'utilizzo della carta dagli allievi delle scuole secondarie agli allievi, agli studenti dell'università. Anthony Rimoli, una bella novità? Sì, è una novità importante perché per la prima volta sul territorio nazionale abbiamo la possibilità di offrire anche agli studenti universitari dei servizi che fino a qualche tempo fa venivano offerti semplicemente agli studenti degli istituti superiori. Questo è un passo che è stato fatto grazie all'accordo tra l'università e la provincia, proprio per andare in questa direzione e cercare di creare un'attrattività maggiore per il nostro Ateneo e per il nostro territorio. Quindi l'Ateneo in qualche modo diventa l'Ateneo Lucano, ovviamente Sì, rappresenta completamente. un polo universitario importante, non da grandissimi numeri, ma di qualità. Questo strumento, la carta dello studente, diventa una sorta di polo attrattore nei confronti degli studenti delle regioni limitrofe? Certo, è un fattore importante perché a prescindere da tutto riusciremo a dare delle agevolazioni, delle scontistiche, come ha già sottolineato il Presidente La Corazza, a livello nazionale. Ma in questo modo, grazie anche all'utilizzo della carta, potremmo rimettere in moto anche l'economia del territorio, quindi delle piccole aziende, delle piccole imprese, e in tutto ciò permetteremo agli studenti delle regioni circostanti ad avvicinarsi di più alla nostra regione e scegliere l'Ateneo Lucano come luogo di studio e di cultura. Maurizio Dauro, abbiamo ascoltato dalle parole del Presidente La Corazza, abbiamo ascoltato le novità legate a questo strumento, la carta dello studente, edizione speciale, appunto, e come dire, l'enfasi è stata posta anche sulla possibilità o i benefici che questa carta consente di ottenere in termini di accessibilità e quindi anche in termini di rilancio dei luoghi, degli spazi, non solo quelli culturali. Certo, la carta dello studente, edizione Provincia di Potenza, è uno strumento concreto che finalmente gli studenti medi e adesso anche quelli universitari possono avere per, diciamo, usufruire, di tutte quelle che sono le agevolazioni anche in campo culturale, come ha detto il Presidente La Corazza, il Volo dell'Angelo, il Castello di Melfi, musei, il castello, i musei che quindi saranno aperti a chi ha la carta dello studente con sconti o addirittura in maniera gratuita. Insomma, si offre un panorama di opportunità che gli studenti di tutta la regione, ma anche gli studenti di fuori regione, potranno sfruttare quando appunto riterranno opportuno. Anche dal punto di vista turistico, riusciamo quindi a mettere un po' in moto l'economia, anche se diciamo in maniera ridotta, in piccola parte, per quello che si poteva fare, insomma. Ecco, da quello che abbiamo ascoltato, dalle parole tra l'altro che voi avete in qualche modo ribadito, emerge un dato che credo sia importante, cioè il rapporto, l'interazione e l'integrazione fra enti e istituzioni, ovviamente la provincia, l'università, la scuola. La carta dello studente rappresenta tutto questo, cioè un bel esempio di sinergia fra enti ed organismi diversi. Partiamo da Certo. Anthony.
Sì, questa è la manifestazione di un connubio perfetto, oserei dire, fra tutti gli enti territoriali, perché attraverso la carta dello studente tutti gli enti sono predisposti nel cercare di rilanciare ciò che sembra essere uno dei motivi principali per l'attrattività del nostro territorio. Non vogliamo ricordare anche che, siccome questa è la prima volta che, grazie all'accordo fra università, provincia, MIUR, Camera di Commercio e altri enti territoriali, riusciamo a dare l'opportunità ai ragazzi del nostro territorio anche di vivere e sfruttare le risorse che abbiamo, che siano risorse culturali, sia anche risorse di altro tipo. E attraverso l'utilizzo della carta agevoliamo la fruizione e l'utilizzo appunto di tutto ciò che abbiamo a disposizione nella nostra regione. Maurizio? Sì, la carta dello studente è il simbolo, l'esempio perfetto per il quale si può dire che le istituzioni si siano aperte a noi studenti. Io ricordo benissimo lo scorso anno quando proponemmo alla provincia, questo progetto che finalmente si è realizzato, trovammo subito un'apertura e da lì è iniziato il percorso di collaborazione con la provincia. Grazie alla provincia, grazie al presidente La Corazza, e a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo accordo, tutti gli enti, la Camera di Commercio, l'Università, il MIUR, si sono aperti alle istanze degli studenti medi e hanno fatto sì che noi potessimo, insomma, realizzare quello che da tanto volevamo e da tanto desideravamo, insomma, dare uno strumento effettivo a tutti gli studenti che, insomma, potessero cogliere delle opportunità diverse da quelle che c'erano state. Perché ricordiamo che prima di questo accordo la carta dello studente non era mai stato uno strumento efficace, perché l'accordo di oggi è un accordo coercitivo, cioè le attività commerciali che si sono impegnate nella realizzazione di sconti e agevolazioni dovranno farlo, altrimenti saranno segnalate dagli studenti stessi sui siti e diciamo, la mancata applicazione di tali agevolazioni, insomma. Ragazzi, a tutte e due abbiamo un minuto a nostra disposizione. Qual è la prima occasione in cui immaginate di utilizzare la carta? Anthony. Beh, credo che la prima occasione, la più immediata, è quella del volo dell'angelo, visto questo accordo che è stato raggiunto negli ultimi giorni, e credo che anche con l'avvento dell'estate, tempo permettendo, andremo a fare questa esperienza, grazie allo sconto. Maurizio. Sicuramente il volo dell'angelo è un'esperienza che dobbiamo fare. Se io fossi uno studente fuori sede, correrei qui insomma, a provare questa esperienza. Ma poi ci sono tutte le altre esperienze, quelle dei musei. Insomma, l'esperienza è ricca, è varia e insomma, l'esperienza culturale, secondo me, è di gran lunga la più importante. Va bene ragazzi, è chiarissimo, la carta dello studente è uno strumento importante ovviamente nelle mani degli studenti, delle scuole superiori, ma anche, dei ragazzi, dell'università. Noi però dobbiamo fermarci qui per questioni di tempo, e a questo punto linea, alla regia per le notizie e tutto il resto.